Buongiorno a tutti, benvenuti in questo video. Oggi volevo affrontare con voi un argomento molto interessante, che è quello delle squadre che possiamo trovare nel ciclocross che normalmente su strada non vediamo. Perché se qualcuno di voi ha provato a vedere qualche gara in questo momento della stagione, avrà visto molti corridori forti che appartengono a squadre che non si sono mai viste. Se non l'hai ancora visto, ti consiglio di andare a guardare lo speciale ciclocross che ti lascio qui a fine video per farti capire meglio il mondo del ciclocross. E prima di iniziare con l'argomento, quello blu, ti consiglio di andare a iscriverti a questo canale per supportarmi, siccome il 97% di voi guarda questi video e non è quindi molto male. Cerchiamo di rimediare. Passiamo col vedere le squadre che troviamo nel ciclocross con i loro protagonisti. E via con la Powell, Sosen, Bingo, che è la squadra del campione europeo Eli Iserbyt, classe 97, un corridore molto molto interessante, che ha già vinto un bel po' di gare quest'anno e ha vinto il campionato europeo. Squadra anche di Laurens Weck, campione belga di specialità, e squadra di Van Turenhout, vincitore della prima gara di Coppa del Mondo. Insieme a loro ci sono altri corridori, tra questi troviamo Ryan Camp, campione del mondo degli Under 23, quindi una squadra molto interessante. Prima dell'arrivo di Van der Poel questa stagione è stata la squadra che ha praticamente vinto tutte le gare, a parte una o due gare che sono state vinte dalla Boloise Trek fino a poco fa, prima di gennaio, si chiamava Telenet, la squadra di Sven Nys. In questa squadra troviamo principalmente Tonarz, che è uno dei corridori chiave di questa specialità. Difatti, qualche anno fa è riuscito a vincere il campionato europeo di specialità battendo proprio Van der Poel e Van Aert, che in quella giornata si sono fatti cogliere alla sprovvista. Se non lo ritroviamo là, Van der Aert, cosiddetto il predestinato, perché da quando è passato professionista si è sempre pensato che poteva avere una grandissima carriera. Purtroppo per lui, però, ha incrociato due fenomeni nel suo tragitto, Van der Poel e Van Aert. Parleremo molto spesso di loro in questo video, come nello speciale del ciclocross, perché stanno monopolizzando questa specialità. Già da quando è passato si sono viste le sue qualità e quindi è stato soprannominato il predestinato. In questa squadra troviamo il figlio di Sven Nys, anche ovviamente siccome la squadra è di proprietà del padre, Thibaut Nys. Al momento è il primo anno Under 23, fino all'anno scorso era nella categoria Juniores e l'ultimo anno ha vinto Coppa del Mondo e ha dominato il mondiale di categoria. Passiamo ora alla Vanti Goubert Tormans, squadra che possiamo trovare anche su strada, in questo caso soprannominata Vanti Goubert. Su strada nel ciclocross si aggiunge uno sponsor che è Tormans. I due protagonisti di questa squadra sono Corne Van Kessel e Kindernermans, tutti e due dei buoni corridori che possiamo trovare sempre tra i primi 5 e i primi 10 all'incirca, se la battagliano dietro ai soliti Van Aert, Van der Poel e al momento anche Pidcock, che ora andiamo a vedere la sua squadra. La squadra di Tom Pidcock è la Trinity, squadra britannica come lui. Pidcock, anche lui molto giovane perché è classe 99, corridore che ha sempre fatto vedere le sue qualità sin dalle categorie più giovanili, perché da juniores ha vinto il mondiale, ha vinto la Coppa del Mondo, più avanti su strada ha vinto anche il mondiale a cronometro. Fino a quest'anno è stato nella categoria Under 23 anche su strada, ha vinto il giro Under 23 dominandolo, corridore che fa come Van der Poel la multidisciplina, difatti l'abbiamo visto in mountain bike, l'abbiamo visto vincere il mondiale di e-bike, il primo mondiale di e-bike, infatti guida molto molto bene la bici e quest'anno è riuscito a battere Mathieu Van der Poel, quindi un corridore da tenere molto sott'occhio. Anche lui, appena passato nella categoria Under 23, ha vinto il mondiale degli Under 23 a ciclocross battendo un certo Eli Iserbyt, che al momento è il campione europeo, come vi ho detto prima. Nella sua squadra di Pidcock corre anche Ben Turner. Ed ora andiamo a vedere la Alpecin Phoenix, la squadra di Mathieu Van der Poel e del fratello, che fino a qualche anno fa, cioè fino all'anno scorso, è stata una squadra che principalmente la vedevamo nel ciclocross. Ora, dato il grande exploit di Van der Poel, la possiamo vedere anche su strada. Difatti hanno fatto molti acquisti per migliorarsi anche in questa specialità.
Dal prossimo anno li vedremo anche nei grandi giri, perché nel 2020 è stata una delle squadre più forti anche a livello World Tour senza fare un grande giro. E i paladini di questa squadra, oltre ai due fratelli Van der Poel, troviamo Tim Merlier, campione belga su strada, infatti un velocista molto forte che ha vinto anche una tappa alla Tirreno Adriatico in volata. Oltre a lui troviamo Marcel Mesen, che è il campione tedesco della specialità. L'abbiamo visto correre molte volte anche qui in Italia, nelle stagioni passate nel ciclocross, nel ciclocross del Ponte, nel Gran Premio Guerciotti e, come lui, anche altri corridori, tipo Vincent Beinsteins della Hense Mars Chicks Team. Non so se ho detto molto bene la pronuncia, ma vi faccio vedere direttamente con l'immagine la squadra. Oltre a Vincent Beinsteins, che ha fatto molte gare qui in Italia anche, troviamo Tom Meusen e Dan Sote. Tom Meusen, anche lui, fino a qualche anno fa correva con la Corrigan Circus di Van der Poel, un corridore che è stato molto forte nella sua carriera nel ciclocross, che ora ha già una certa età, ma comunque lo vediamo arrivare lì davanti, che anche lui è un corridore molto valido. E ora passiamo alla Credit Shop Fristas. Non so se ho detto il nome giusto, ma questo è un altro discorso. Squadra che la possiamo, per noi italiani, ricordare come la squadra di Eva Lechner nel femminile. A livello maschile trova due buoni corridori come Gianni Vesmesh e Dieter Schweck. La ricordiamo anche l'anno scorso come la squadra di Tim Merlier. Infatti Tim Merlier, il campione belga su strada che ha vinto la tappa alla Tirreno Adriatico, l'anno scorso correva sempre con la squadra di Van der Poel Alpes in Phoenix, ma nella stagione invernale è passato con questa squadra perché si può, diciamo, andare in prestito in un'altra squadra nella stagione invernale per poi ripassare alla propria squadra nella stagione estiva. Diciamo l'ultima squadra, non per importanza ovviamente, perché non sarebbe una vera e propria squadra del ciclocross, ma la vediamo sempre come una delle squadre di protagonista, perché è la squadra di Wout Van Aert, cioè la Lotto Jumbo. Non è una pura squadra da ciclocross, ma avendo proprio un capitano di questo genere, dobbiamo metterla all'interno di queste. Direi che queste sono le squadre che caratterizzano il mondo del ciclocross a livello internazionale. Qui in Italia ce ne sono abbastanza, che poi le vediamo anche a livello internazionale, non sono tantissime purtroppo, ma una delle più importanti è la Sella Italia Guerciotti con a capo Jacopo Durigoni e poi troviamo la KTM dei fratelli Samparisi. Purtroppo il resto delle squadre facciamo fatica a vederle in gare come Coppa del Mondo e in gare come Super Prestige. Purtroppo le squadre italiane sono un po' più carenti su questo. E spero che questo video ti sia stato utile. Se ti è piaciuto, ti consiglio di andare a vedere lo speciale ciclocross per avere un quadro più ampio di questa specialità. E ti ricordo di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. E io ti saluto e ci vediamo alla prossima.